Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. In pratica sono 20 giorni dal 1° maggio che non faccio un video. Saranno quindi quasi 3 settimane. E niente, anch'io sto in quarantena, si direbbe, perché prima avevo fatto un video dopo 20 giorni. E adesso in pratica dopo 20 giorni 21, e vi vorrei comunicare le novità che ci sono, che mi sono successe. Un momento, vado a vedere il mio cane a chi abbaia. Scusate, ma ho un cane che abbaia a tutto e tutte le cose. Allora, dicevo, dal 1° maggio non faccio un video. E adesso dovrebbe essere il 20. Il 20, vediamo che dice il diario. Io non posso controllare il cellulare. Sì, oggi è 20. Quindi è da 19 giorni che non faccio un video. Io sempre faccio video improvvisati. Accidenti. E che ho fatto durante tutto questo tempo? Beh, innanzitutto uno si demoralizza, non sa di che parlare, vive la tragedia che si vive nel paese, e quindi mi sono mancati argomenti. E poi ho fatto due cose: ho riscoperto delle reti sociali, per esempio TikTok, Like, Vigo Video, Dambash o Dambas. Vi lascerò il link se posso nei miei account. E ho scoperto che da TikTok, che in TikTok posso caricare i video dal web, quindi ne ho caricati molti per non stare utilizzando sempre il cellulare. Anche se in TikTok ho avuto poche visualizzazioni, però voi potrete incontrare il mio profilo di TikTok senza avere l'applicazione sul cellulare. Le altre reti sociali invece necessitano del cellulare, anche se potrete, mi sembra, vedere in Dambascio, in Like i miei video senza il cellulare, però. E poi che altro ho fatto questi ultimi 20 giorni? Perché purtroppo non ho neanche avuto né voglia né tempo di commentare video dei miei cari amici Hortus Biologicus ed altri, e allora sono ritornato. Ho riscoperto il valore della lettura, perché io da giovane leggevo tantissimo. Andatevi a vedere i miei video che ho girato nella mia biblioteca e vedrete come io dai 16 anni ho letto moltissimo. Infatti, qualcuno mi chiedeva: ma li hai letti tu tutti quei libri? Sì, comunque, in parte sono anche di famiglia, di mio padre, di mia madre. Comunque li ho letti. Ultimamente stavo rileggendo questo, che è un mattone in tutti i sensi, quasi 530 pagine, 500, finisce con 532. Shakti e Shakta, un trattato sull'induismo tantrico di John Woodruff, che si firmava Arthur Avalon nelle sue traduzioni. Come potete vedere, sono in qualche giorno arrivato, perché io sono lento a leggere, ma per di più questo è un linguaggio molto denso. Sono arrivato a pagina 32. Ecco qua. Se volete provarvi con una lettura, vi consiglio di comprare questo libro delle edizioni mediterranee, Shakti e Shakta, Arthur Avalon. Poi che altro? Il cammino del serpente di Francis King. Sto rileggendo anche questo libro, perché io ne rileggo più di uno alla volta. Che parla: dall'Oriente all'Occidente si estende un filone magico che fa uso del sesso per conseguire determinati fini mistici e liberatori. Nel tantrismo indù e nel buddismo tantrico, le pratiche sesso-yogiche, miranti ad ottenere risultati psico-spirituali, sono essenzialmente le stesse,
le dovute variazioni, tali principi si ritrovano anche in pratiche magiche occidentali, in particolare presso determinate sette segrete, a riprova della unicità dei principi ai quali si ispirano e della validità dei metodi messi in atto. Bla bla bla, Aleister Crowley, eccetera, e compagnia. Dico di passo, di passata, che io non ho mai praticato la magia in nessuna sua forma, anzi sono razionalista ed agnostico, sono laico, razionalista ed agnostico. Quindi per tutti coloro che mi chiederanno: ma Santenchan, tu hai mai praticato qualche forma di magia? Io devo rispondere no, perché è la verità. Però mi interessa leggere, così come ho letto del Sorgimento, del Rinascimento, che hanno a che fare il Rinascimento con la magia, vedi la Primavera di Botticelli. No, non ho mai praticato la magia. Poi l'Enigma dei Rosa Croce, sto per rileggere questo, gli ho dato un'occhiata. Sempre dell'universo magico delle edizioni mediterranee, l'Enigma dei Rosa Croce. Sono un po' scettico nei confronti di questo libro, però guarda che figure, guarda che illustrazioni, sempre edito l'universo magico dalle edizioni mediterranee. Siccome qualcuno aveva chiesto, fai il commentario a libri strani, io più che fare un commentario vi do un accenno, perché non ho tempo di fare un video, ve l'ho detto, sono un po' sfasato. Questa quarantena, Tantra per l'Occidente, e con altro libro sul tantrismo, soltanto che a differenza di questo, che parla del vero tantrismo indù e c'è anche dei capitoli sul tantrismo tibetano, naturalmente questa di Arthur Avalon è un'opera elevata, Shakti e Shakta, perché parla in ex cattedra, cioè in termini accademici sul tantrismo, con trattati accademici indù e buddisti, quindi è un'opera da studiosi. Infatti è un mattone contundente. Penetrare quest'opera è un po' difficile, perché ogni 10 paragrafi devi rielaborare tutto, devi rileggere, devi pensare quello che stai leggendo, perché non ripete molto i concetti, e quindi è un po' ostica come opera. Non è come questi altri libri che vi sto presentando. Questo è un libro veramente con la L maiuscola, nel senso che già devi aver compreso abbastanza cose. Invece questi sono dei libri di divulgazione un po' più popolare. Arthur Avalon non scriveva le sue traduzioni dei canoni indù e buddisti tantrici per vendere. Era un cattedratico, era un avvocato, era una persona che fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 ha pubblicato molti libri, dopo che ha ricevuto istruzioni da accademici e da maestri di yoga e di pratiche di discipline esoteriche dell'induismo e del buddismo tantrico. Invece questi altri autori sono autori più normali, come per esempio Francis King, che qua ci scrive questa opera, Tantra per l'Occidente, un metodo di realizzazione mistica attraverso la sessualità. Sempre della stessa collana, Universo Magico, Edizioni Mediterranee. Poi, se guardate, costavano parecchio per l'epoca. Oggi vabbè, ci siamo abituati a pagare tutto in euro, non so quanto è, ma all'epoca costavano 25.000 lire, capito? 25.000 lire erano 25.000 lire. Tutti dicono: vogliamo il ritorno alla lira. Vabbè, ma moltiplica per due. Quello che ti costa 12 euro sono circa 24-25.000 lire. Quindi, come dire, perché l'euro, il cambio, il passaggio cambio dalla lira all'euro è stato il costo del dollaro, che era 1936 lire per un dollaro. Allora moltiplica gli euro che ti costano una cosa per due, e poi pensa che il tuo potere di acquisto verrà dimezzato. Quindi io non sono tanto convinto che bisogna passare di nuovo alla lira,
Bisogna vedere la nuova moneta italiana, se usciamo dall'euro, quale sarà, su quale base adottare una nuova moneta. Comunque, ecco, questo è quanto. Ve lo dico solo di passata, perché altrimenti viene un video troppo lungo da editare. In questi giorni non ho fatto un video, sono passati 20 giorni. È inusuale per me, perché di solito faccio un video o due la settimana. Ma innanzitutto mi ero stancato anche del ritmo di fare un video o due la settimana, perché cioè ricevevo 150, 200, 300 visualizzazioni massimo a video e non mi incentivano molto. Io dico che devo fare? Devo fare uno o due video alla settimana, tre video a settimana per avere 80 visualizzazioni. Allora avevo iniziato a farne uno anche ogni 15 giorni o due ogni 15 giorni e ricevevo 300 visualizzazioni a video. Poi le visualizzazioni hanno iniziato a calare e allora me ne scordo di fare video, perché se voi non guardate i miei video e io mi scordo di fare video, capito? Cioè c'ho altro da fare, solo per condividere cose con voi, che naturalmente mi fa molto contento, ma di questi tempi non sono d'umore. Tant'è vero che il mio ultimo video è stato visto 120 volte, o 130, 140, saranno aumentate. E non ho neanche controllato. Ogni tanto rispondo, ecco, io guardo i video di chi mi commenta i miei video ultimamente, perché non è possibile che, per esempio, mi seguono molte persone che non parlano in italiano. Finché io gli commento i loro video, loro mi commentano forse il mio ultimo video. Ma appunto, ero arrivato a commentare 200-300 video al giorno, 400. Che poi mi ricommentavano per favore, e quindi forse un video l'hanno visto quando io commentavo moltissimo i video degli altri anche 400 volte. Però ho visto che il numero di persone, per la percentuale di persone che anche nei video più visti erano iscritti al mio canale, era molto bassa. Le persone che non erano iscritte al mio canale e commentavano il mio video o lo guardavano era molto più alta, quindi non si ottiene risultati facendo il ricambio, cioè io ti commento i video, tu me li commenti, io mi scrivo, tu ti scrivi, io aziono le notificazioni, tu azioni le mie notificazioni, perché alla fine poi lasciano di seguirti, di commentarti i video, di metterti like. Poi un'altra cosa che ho fatto, e fra poco chiudo, è stata quella di guardare i video di altri users, e mi filmo con questo cellulare, il Nokia Asha 302, perché non voglio utilizzare il Motorola Moto X seconda generazione, altrimenti si sfascia. Poi non posso comprarmene un altro per navigare in internet. E allora dicevo, ho visto molti video sui catastrofisti, sui complottisti, su gente che non ce la fa più di stare in casa, di addirittura i negazionisti dicono che il virus non c'è. Comunque io dico a voi che mi potete ascoltare in italiano, perché io faccio il video in italiano, di non allarmarvi, di non ascoltare a tutte le fandonie che ci sono in internet, nel web e nei video, a tutti i negazionisti che dicono che è solo un raffreddore, perché tanto la vita è la vostra, se non vi curate voi non vi cureranno gli altri. E perché io questo ve lo dico? Tanto per darvi una notizia, hanno fatto un raduno i sostenitori di Trump negli Stati Uniti, migliaia di persone, perché volevano in uno stato degli Stati Uniti o in vari stati, adesso non mi ricordo, abolire la quarantena, e si sono contagiate 700 persone. È ridicolo, ma andavano tutti senza mascherina, abbracciandosi, eccetera, non rispettando la distanza di sicurezza, dicendo è un raffreddore, è un allarmismo inutile, questa quarantena ci toglie le libertà, questa quarantena è uno stato marziale.
questa quarantena è incostituzionale perché ci priva delle libertà ed è un sitio, uno stato di sitio permanente. Ci vogliono controllare. Addirittura qualcuno diceva nella manifestazione che è un complotto democratico, che dietro c'era Osama, Barack Osama, perché così loro chiamano mi fa confondere questo gioco di parole. Obama lo chiamano Osama, Barack Osama, invece che il presidente, come si chiama? Beh, insomma, presidente Obama, Barack Obama lo chiamano Barack Osama, che sarebbe nato non in America, ma chissà dove. E poi si sono ammalati, e qualcuno molto grave. Quindi volete imitare l'esempio dei negazionisti nordamericani, che loro dicono che non c'è il virus, che non c'è pandemia, che è tutto un complotto per fare fallire le imprese, come dicono anche in Italia. Non creiamo falsi allarmismi, ma avete visto come all'inizio, per non creare falsi allarmismi, non facevano portare la mascherina nei geriatrici in Italia e poi alla fine c'erano più morti che altro, no? Nei geriatrici e nelle case di cura per anziani. E si sono contaminati e sono morti anche infermieri, medici che assistevano gli anziani o sono dovuti rimanere in quarantena. Quindi, per amor del cielo, per amor di ciò che vi è più caro, rimanete in casa e se uscite, se potete uscire, ricordatevi che non è che state di vacanza, che potete andare dappertutto. No, poco a poco. Se va incontro a un'apertura della quarantena, ma per ragioni puramente funzionali ed economiche, altrimenti veramente la gente morirebbe di fame. Allora voi dovete approfittarne per andare al supermercato, per andare dal medico, per andare in farmacia, magari per andare al vivaio, per andare dove vi dicono che è possibile andare, dove i negozi riaprono. Se non avete libri, potete andare a comprarvi un libro, se sono aperte le biblioteche, le librerie, i negozi di vestiti, andarvi a comprare mascherine e guanti sanitari, ma non potete passeggiare, mangiare fuori, a meno che non riaprano i ristoranti. Ma voglio dire, devono essere delle escursioni fuori dalla quarantena, ma siamo ancora in quarantena, non si è sciolta definitivamente. Primo, perché non si sa ancora nulla del Covid-19, alias coronavirus. Secondo, perché non si sa esattamente i gruppi a rischio quali sono. Sono molte, molte persone dai 50 anni in giù. Terzo, perché non c'è né una cura né un antidoto, anche se Trump dice di prendere la pasticca che serve per la malaria, è sconsigliato farlo. Infatti, lui ha appena parlato dei disinfettanti, delle iniezioni con disinfettanti, di prendere pasticche di disinfettanti, si sono avvelenate moltissime persone. Non seguite il suo esempio. E poi, perché non si sa quando tutto questo finirà, se finirà, non è ancora iniziato. L'Organizzazione Mondiale della Salute, dopo i primi errori che ha fatto, ha detto che il vaccino sarà pronto in 2 anni. Bill Gates ha detto lo stesso. Quindi, se Bill Gates, ogni tanto mi sbaglio con l'esperanto, se Bill Gates e l'OMS hanno detto che il vaccino ci sarà tra 2 anni e lo hanno detto sin dall'inizio, ricordatevi che la spagnola è durata 2 anni, 1918-1920, e perché la gente non rispettava le misure restrittive, si sono contagiati in Occidente. Mezzo miliardo di persone e 50 milioni sono morti. E che dicevano a quei tempi? Di rispettare le misure di sicurezza, di indossare la mascherina, di rispettare la distanza sociale, e consigliavano alla gente di stare in quarantena, ma non era una quarantena obbligatoria, quindi sono morte per contagio 50 milioni di persone.
La peste bubonica, la peste nera del 1300 e passa, e ha ucciso 2/3 della popolazione occidentale. Vi voglio ricordare che all'epoca, nel Medioevo, la popolazione occidentale non includeva le Americhe, quindi la popolazione europea è diminuita di 2/3. La popolazione europea è riuscita a recuperare a recuperarsi in numero soltanto dopo 200-300 anni, e in alcune regioni d'Italia ed Europa soltanto dopo 400 anni si è ripristinata la popolazione, capito? Quindi questo ci fa comprendere il perché noi europei, noi popoli europei, ci siamo debilitati tanto militarmente e politicamente da permettere le invasioni di tanti occupanti stranieri nel Medioevo e negli anni successivi. Anche nel Rinascimento c'è stato un depauperamento della popolazione. Poi ci sono state altre pesti ogni 200-300 anni, la malaria e tante altre, anche la poliomielite qualche tempo fa. Quindi se non vogliamo che si trasformi in una peste bubonica, dove non si rispettava la quarantena perché non si poteva neanche, e nel Medioevo, non uscite di casa, non ascoltate tutti questi bufalari. E con questo ho detto tutto. E quindi è stato, non so se un consiglio letterario, non so se vi ho parlato di cosa potreste leggere, oppure del fatto che io leggo in quarantena ed è per quello che non faccio tanti video. Poi mi sconforta il fatto che io ho fatto ultimamente dei video, li hanno visti 100 volte. Allora dico, ma perché devo fare un video a settimana, due video a settimana, se ogni volta non supero le 100 visualizzazioni? Che li faccio a fare? Certo, è vero che a settimana ci avevo dei picchi di ore di visualizzazione di 12 ore, ma per dirci, io voglio che 12 ore di visualizzazione li faccia un video, almeno per soddisfazione, avere 1000 visualizzazioni a video. Allora facciamo così, tra voi e me, guardate questo video, guardate altri video e condividiateli, perché in questo modo mi incentiverete a fare dei video, se no mi confondo pure e poi non c'ho la motivazione, mi demotivo tutta questa quarantena. Io ormai di notte non entro col cellulare, io di notte leggo, perché ho scoperto che così dormo meglio, mi alzo alle 8 del mattino se leggo. Se sto col cellulare finché non si scarica, poi lo rovino o lo rompo e non ci guadagno nulla, sto nei social e poi faccio a volte le 1 del mattino o le 4 del mattino. Se sto con questo mattone di libro ultimamente, che è molto accademico, il mio cervello si addormenta per le 11:30, mezzanotte, e devo dormire perché non lo reggo più. Allora inizio a leggere alle 10 di sera, per le 11:30 sto dormendo. Oppure vi farò vedere in un altro video che ho rimesso le batterie dopo quasi 20 anni circa, 15 anni, a una mia scacchiera elettronica Novag Aquario o Aquarium Premier, quella chiara, non quella oscura Pro, che mia madre mi regalò dopo il 96, che è una scacchiera del 1996. Quindi la prossima volta vi farò vedere nel video la mia scacchiera Novag, ma soltanto se questo video entro oggi supera le 100 visualizzazioni, entro la settimana supera le 1000 visualizzazioni, se no niente scacchiera. Hai capito? Bisogna trattarvi come i bambini, perché io vi dico, condividete i miei video, condividete i miei video, condividete i miei video, che vi dico, condividete i miei video, e voi no, lo guardate solo voi, egoisti, e agli altri niente. Invece commentate questo video, dategli like e compartiatelo, condividetelo affinché anche altri possano condividerlo, così mi motivate a me, perché tanto 1000 visualizzazioni non mi pagano nulla.
ma almeno ciò la consolazione magra che almeno i miei video li guardano, perché se li guardano 100 volte, 20 volte, 80 volte in un giorno, basta, butto la spugna. Poi mi adesso questo video lo dovrò editare in un'ora questo pomeriggio perché sta venendo molto lungo. Beh, vi ringrazio, cari amiche e cari amici, di seguirmi, di stare con me, di supportarmi, di sopportarmi. Poi sotto questo video metterò i link, se li riesco a trovare, di TikTok, Vigo Video, Liche, formerly Hipstar, non so che cosa, Dambash, e tutte queste. A TikTok vi potrete accedere con il browser, tanto dal cellulare, con il navigatore del web, tanto dal cellulare come dal computer. Gli altri sono accessibili forse anche con il browser, provateci, ma soprattutto con l'applicazione. Allora, mi piacerebbe che voi guardaste anche i miei video che ho caricato in TikTok, Liche, Vigo Video, Formally Hipster e Dambash. Non vi do il link di Tumblr, prima di tutto perché c'è qui in YouTube il link di Tumblr, e poi perché io ho caricato pochi video anni fa e non si è iscritto nessuno in Tumblr. Hi5, se volete trovarmi in Hi5, c'è nella descrizione del mio canale di YouTube tutte le reti sociali che ho. Allora vi lascio, ciao, forse prima del fine di settimana farò un nuovo video. Forse no, dipende tutto da quanto faccio con questo video, capito? Ciao, il vostro Saint Enchan. E statemi accorti, e ciao!